18:47, eccoci tornare in diretta pubblico in onda, l'ultimo quarto d'ora in vostra compagnia fino alle 19, yes. Caro Paolo, allora abbiamo con noi il direttore Luca Telese. Ciao Luca. Buonasera. Ciao Luca. Buonasera, ben trovato. Allora, un accenno iniziale anche al vostro sciopero, visto che avevamo introdotto l'argomento con Luca Sappino in apertura, chiedo sì. Anche a te, no? Una spiegazione di quanto accaduto. Certo, siamo in una situazione difficile perché un giornale che si basa solo sulle vendite, se ha una flessione di vendite rischia. Noi non abbiamo finanziatori, l'abbiamo sempre detto, e adesso siamo in una situazione in cui il nostro amministratore delegato ci ha detto che c'è un momento finanziario difficile per il giornale, quindi stiamo cercando di capire quanto e come uscire da questa situazione di impasse, e per ora abbiamo avuto la rassicurazione che continuiamo a stampare e a vendere il giornale normalmente come tutti i giorni. Beh, come dicevi tu, non avendo chiaramente finanziatori alle spalle, che faccio sì. è sulla difficoltà, no, di fare un giornale fondato sulle vendite, è chiaro. Perché sei esposto ai venti, sei esposto a una flessione molto importante che c'è stata a dicembre, noi eravamo a un paio di migliaia di copie del nostro obiettivo, e una flessione grossa a dicembre, forse dovuta alla crisi, forse dovuta al freddo, forse non so dovuta a cosa, ci ha esposto finanziariamente. Questo vi dà l'idea di come si rischia, sì. Ma lo sapete meglio di me. No, beh, si dice anche, no, non avendo finanziatori alle spalle, magari qui c'è la vera libertà di stampa, no, perché non hai condizionamenti, tra virgolette, dall'alto, però è chiaro che sei maggiormente sì. A rischio, come sì. Ci spiegavi, perché dipendi dalle edicole. Esattamente così. E quindi noi chiaramente ci uniamo a voi, l'abbiamo detto anche con Luca Sappino, insomma ci stringiamo in questo momento. Però, sì? Tutto questo stiamo facendo il giornale, che oggi è una giornata che ha forse due terremoti, cioè il primo terremoto Vai. È il caso Monti, che si sta muovendo ormai da uno che sta facendo politica. Sì. E il secondo terremoto è il caso Ingroia Arancioni, sì. Con l'appello che è stato firmato, Ingroia è in campo, ha un'aspettativa elettorale e sta candidandosi. Il terzo terremoto sono le parole di Napolitano? A questo punto. Il nuovo premier, mio malgrado, sarò io a dare l'incarico? sì, e questa è la prima considerazione. La seconda è che questo polo arancione con Ingroia diventa comunque un evento. Notate la formalità, cioè la modalità, ci sono tre promotori che lanciano questo manifesto, Ingroia, sì. De Magistris, ma Di Pietro accetta, quindi formalmente non è tra i promotori dell'iniziativa. Quindi è in qualche modo una cessione di sovranità e di tali valori che farà da motore di questa macchina, ma non sarà protagonista. Poi dicevo, caro Luca, anche le dichiarazioni di Napolitano un po' ci hanno colpito, insomma, più o meno. Preoccupato e rammaricato per la brusca fine della legislatura, sul nuovo premier dice, mio malgrado sarò io a dare l'incarico. Questo è anche come scontato. Già successo. Ma scusa, non ho capito, mi stai chiedendo questo? No, anche sì, questo, sì. Sì, oltre agli arancioni. Sì, sì. Beh, questo è, io credo che non sia mai esistito nel passato un premier, un presidente della Repubblica che abbia così tanto esternato in pubblico e retroscena della sua attività. Vero. Credo che questo sia legato alla sì. gravità, non è mai esistito uno che dice rammarico per la chiusura anticipata della legislatura. Forse Cossiga poteva essere così espansivo nelle dichiarazioni? Ma Cossiga in realtà, se vi ricordate, tranne l'ultima fase, fu paradossalmente un presidente del Consiglio molto sobrio, poi ebbe una fase iperesternatoria che però non influenzò la sua attività di diciamo istituzionale, di nomina, di revoca di mandati, e quindi credo che questa cosa di Napolitano sia un segnale di eccezionalità incredibile. Anche l'idea che arrivi a dare lui l'incarico al nuovo premier dà la fotografia di quello che sta accadendo. Bene, poi un passo indietro invece... Anche perché non è un mistero che lui ha parlato di dimissioni oppure di un periodo bianco, invece adesso resta, gestisce la crisi, ci sta dicendo che sta gestendo la crisi e che non è soddisfatto di come la crisi viene gestita finora. Sì.
Tornando indietro invece, un passo indietro, Luca, da ieri. Ieri c'è stato qualcosa, a parer mio, scabroso in TV, su Canale 5, Domenica 5 credo si chiami la sì, trasmissione. Sì, più o meno. C'è stato proprio nel giorno delle ipotetiche primarie del PDL la salita in campo definitiva del dottor Silvio Berlusconi, che ha parlato da Barbara D'Urso e si è lasciato un po' andare dicendo ad esempio che toglierà l'IMU. Nel salotto di casa. Volete un commento? Credo che questa sia l'ultima follia elettorale, però Berlusconi è in campagna elettorale, sabato era al suo tavolo presidenziale nella cornice seriosa del TG5, sì, e domenica era nella cornice festosa e domenicale del programma della D'Urso, un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, è già partito il bombardamento programma per programma, che secondo me sarà controproducente, perché se quando dice cose di questo tipo dice cose che gli italiani non tollerano più e non possono più accettare. No, io spero e confido insomma anche nella, non dico nel buon gusto, ma nell'intelligenza degli italiani, anche se io dubito, abbiamo ricevuto anche dei messaggi insomma di gente che invece dice ma tanto alla fine meglio di lui chi vedete in giro, e questa per me è la morte, cioè sentire questa frase, ma non riferita a Berlusconi, attenzione, perché no, poi tutti i carnelli. Non voglio schierarmi e non voglio raccontare particolari ideologie, anche perché non le ho, però dire non c'è nulla di meglio e quindi in giro chi vedete meglio di Berlusconi, per me è la fine del paese, poi non solo è della già politica. Una cosa del passato, ecco, è così, credo che possiamo concludere al meglio. Allora, prima di salutarti però, Luca, a proposito di concludere, dacci un po' l'anticipazione sul pubblico di domani che torna in edicola. Allora, domani parliamo di questo strano paradosso del bipolarismo, per cui anziché avere una destra e una sinistra abbiamo tutti che vogliono Monti. Quindi forse farò l'editoriale su questo, forse l'unica cosa sarebbe un'alternanza fra Monti e Bersani, sì, se vogliamo una destra e una sinistra europei. Poi raccontiamo che cosa sta accadendo sul Colle con retroscena di Tommaso Labate, e poi raccontiamo quello che sta accadendo sul fronte arancione con Ingroia De Magistris. Ebbene, il quadro è completo. Caro Luca, ti lasciamo, grazie, ti auguriamo ciao, una buona serata. Ciao, buon lavoro, ciao, ciao, direttore.